Ciao a tutti e bentornati su questo canale che nel frattempo ha cambiato qua sopra la sua insegna, perché ho voluto un po' aggiornare l'insegna del locale al contenuto di questo canale e ai motivi per cui è nato, per il che vi rimando al primo video, quello di presentazione del canale stesso. Ma la notizia è che, notizia buona, tra tante notizie meno buone, anzi preoccupanti, la notizia è che ieri è uscito From This Place, 21 febbraio, era preannunciato, è uscito, a me è arrivato ieri mattina, il bel CD, il nuovo album di Pat Metheny. La cosa interessante è che in realtà già il giorno prima lo stesso Pat Metheny aveva messo su YouTube tutto l'album a disposizione e quindi in ascolto gratuito tutto. Conoscendo i suoi trascorsi con questa piattaforma, è una novità anche questa, molto bella peraltro. Perché è come se, secondo me, volesse dire, abbia voluto dire, guardate, ve la metto io, ve li do subito, eccoli qua, adesso però ascoltate la musica e parliamo di quello. Sono lì ancora, quindi per chi non è ancora in possesso materialmente del CD, del vinile, per chi non l'ha scaricato e quant'altro, intanto può ascoltarlo su YouTube. E nel frattempo, l'altro ieri sera, la sera prima dell'uscita ufficiale dell'album, c'è stata una intervista mandata in onda da Nick The Nightfly su Radio Monte Carlo, che potete rivedere ed ascoltare sul sito della radio, registrata a dicembre, ed è per questo che non si parla ovviamente di Lyle Mace. Alcuni avevano notato questo fatto, ma si spiega perché è stata registrata a dicembre. Un'intervista molto interessante che vi consiglio di ascoltare, perché non solo per l'intesa che c'è tra i due, quindi la spontaneità come dire, delle risposte, delle domande, il clima molto cordiale, ma perché ci dice due cose, secondo me, molto interessanti, in particolare Metheny, su questo album. La prima, e lo avevamo detto, che su questo album non è lecito aspettarsi, anzi, l'ha detto proprio a chiare lettere. A domanda ha risposto: non ci sarà mai un tour su questo album perché sarebbe troppo complicato, e quindi rimane decisamente confermata l'ipotesi che, anzi, quella che era stata una previsione, e cioè che non ci sarà mai un From Display Tour. La seconda cosa interessante che ci ha detto Metheny è stata sull'orchestra. Ci ha spiegato che ha utilizzato la Los Angeles Orchestra perché, mentre usualmente avrebbe utilizzato una orchestra europea, preferibilmente britannica o comunque europea, in questo caso ha voluto utilizzare quest'orchestra per la sua vocazione. Utilizzo, italianizzandolo, un aggettivo che ha utilizzato lui durante l'intervista, cinematica, cioè portata abituata ad eseguire colonne sonore. E però, per la sua formazione, per la sua storia e anche per l'età giovane dei suoi componenti, adattabile e, come dire, fruibile anche in un ambito jazz con delle virate verso lo swing. Ma veniamo all'album. Innanzitutto una piccola curiosità: nella coppia che avete voi, vediamo se
C'è la stessa cosa che un amico della fanpage su Facebook di Patnetini ha fatto notare, e che effettivamente ho constatato, è vera. Se voi guardate nel foglietto illustrativo interno al CD, c'è a un certo punto la sezione degli arrangiamenti. Arrangiamenti tutti fatti da Patnetini, tranne due che sono stati fatti sempre da Patmetini con Simcock e un pezzo arrangiato insieme a Linda Ho. E però poi guardando gli arrangiamenti dell'orchestra, orchestrali, il primo titolo che voi vedete è Change of Sky, cambiamento del cielo, che evidentemente era il titolo originario attribuito a quello che poi invece è diventato America Undivided, e peraltro un titolo perfettamente calzante con l'immagine cangiante del tempo tra la cover e poi l'apertura interna, dove c'è un panorama invece più rassicurante, dal cupo al bianco, dal nero al bianco. Dateci un occhio, c'è anche nel vostro. Un Interessante. grande musicista europeo, di fama europea, italiano, quando è uscita la traccia You Are, aveva fatto un commento che vi leggo rapidamente, ed era: pur in un contesto che offre tante cose meravigliose, questa è un'opera d'arte nella sua totale semplicità. Poi si addentrava in alcuni particolari tecnici da musicista e concludeva: insomma, era da tempo che mi mancava una cosa del genere, direi dal 2005. Il 2005 è, guarda caso, l'anno in cui esce The Way Up, l'ultimo album del Patmetini Group, quello considerato il gruppo storico, che effettivamente ha fatto storia, e che infatti è uscito nel 2005, al quale poi è seguito un tour anch'esso epocale. Ma teniamo in mente questo aggettivo, perché epocale ci torna buono per commentare questo lavoro di Palmettini. Voglio infatti uscire un po' da questa, anche per leggere questo nuovo bellissimo album che è appena uscito. Voglio uscire da questa dicotomia che si è creata, a mio modo di vedere, fuori di luogo, fra il Patmetini Group e Patmetini, come se fossero due entità dotate di vita propria. Invece, secondo me, è più giusto, è più corretto, è più oggettivo considerare e leggere anche quest'ultimo lavoro di Metini nell'ottica di tutto il suo percorso personale, artistico e musicale, iniziato nel 1974 con l'esordio, poi nel 76 insieme a un signore che si chiamava Jaco Pastorius e a Bob Moses, con un album storico che era un album di Pat Metheny che si chiamava e si chiama Bright Side Live, e che rimane un caposaldo, uno standard, un attualissimo e bellissimo album con il quale debuttò il giovane Pat Metheny, che poi certamente ha avuto un percorso nel quale hanno avuto una rilevanza storica, come dire, assolutamente imprescindibile nella lettura di questo percorso, i rapporti con Lyle Mace innanzitutto, con Steve Rodby, con Naná Vasconcelos e tutta la scuola brasiliana, Milton, tutti loro, con Charlie Haden. E adesso sicuramente qualcuno me lo dimentico, e poi ovviamente tutte le centinaia e centinaia di rapporti musicali, contatti, collaborazioni che
Un artista come Parmitini, ed era una delle sue caratteristiche peculiari, ha avuto. Ecco, in questo, secondo me, è più giusto inquadrare questo lavoro di oggi come una tappa, una fermata a una stazione che quel treno, quell'ultimo treno per casa sta percorrendo. Che è partito da quel 1976, che nel 1992 ha fatto una seconda fermata in piena era PMG con Secret Story, che è del 1992, quindi di 28 anni fa, che era un album sempre di Pat Metheny. E oggi una terza tappa con From This Place. Sono come delle fermate alla stazione in cui il viaggiatore ripercorre con la memoria, ha il tempo di fermarsi un attimo e ripercorrere tutto quello che ha visto dal finestrino di quel treno e che ha vissuto lungo il viaggio e farne una sintesi personale, ricostruendo, riproponendo tanti spunti. E facendo un po' il punto della propria storia personale, artistica e perché no, anche della storia intorno a sé del proprio paese. A mio avviso va letto in questo contesto. E in questo senso molti hanno già scritto, hanno già commentato, mi ricorda Secret Story, mi ricorda Keane, mi ricorda A Map of the World, le colonne sonore, mi ricorda. Ora è chiaro che in questo senso anch'io devo rivedere un po' la mia previsione, perché l'avevamo detto, le quattro tracce sono state un bel avvicinamento, ci hanno permesso di metabolizzare un po' quello che ci aspettava, ma non immaginavamo che quello che ci aspettava esorbitasse così tanto dalle attese, perché qui si va molto oltre. E in questo senso è chiaro che volutamente, secondo me, questo album ci ricorda tante cose, perché c'è dentro tutto, se andiamo a vedere. C'è una canzone e chi non ha conosciuto, quanti hanno conosciuto Metheny attraverso This Is Not America? Con David Bowie, una canzone. C'è un'autocitazione evidentissima di Last Train Home, e qua io l'ho conosciuto ascoltando innanzitutto quel pezzo. C'è un richiamo esplicito, detto proprio nell'intervista, a tutte le colonne sonore bellissime che lui ha realizzato. C'è una ballad. Ci sono le sonorità degli ultimi album e di Keane in particolare. Insomma, è un punto di sintesi. E io mi sbagliavo quando dicevo è la colonna sonora di un film mai scritto. No, questa secondo me, casomai, si può interpretare come la colonna sonora della carriera, della storia di Pat Metheny da quel punto di partenza fino ad oggi e poi si vedrà per il futuro. E poi diciamocelo. Ad esempio, piccole perle, ma la voce di Michel Deceoncello, bassista che ha suonato con lui in un paio di concerti al North Sea Jazz Festival, e autrice di album bellissimi. Il brano con Grégoire Marais, che ci riporta secco con dei grandi brividi alle atmosfere che Metheny aveva creato con Toots Thielemann in Secret Story, gli arrangiamenti orchestrali di Jill Goldstein che ricostruiscono, contrappuntano tutto l'album con le atmosfere delle colonne sonore. Grandi cose. E poi
ma quanto sono cresciuti artisticamente William Sincock, Linda Ho e mi permetto di dire anche Antonio Sanchez, che è già grande di suo, in questa esperienza, in questa convivenza con Metini. Insomma, l'avete capito, è un album che a me sta piacendo e piace non molto, moltissimo, ma proprio tanto. E poi adesso ascoltandolo tutto e quindi tirando un po' le fila, io avevo commentato a novembre dell'anno scorso, quando era uscita la prima traccia, America Undefined barra Change of Sky, la cover con questa scritta From This Place, ma all'incontrario. E dicevo, è come se l'artista fosse, volesse rappresentare un punto di vista da questo posto, dietro ad uno specchio, dove io la leggo all'incontrario. E se tu sei dall'altra parte, la leggi dritta, dove posso guardare comunque le cose con un certo distacco, con il distacco che l'artista riesce a raggiungere concentrandosi nella bellezza, nella propria dimensione, e tuttavia, non prescindendo dalla preoccupazione nel vedere arrivare un tornado oppure nel rasserenarsi vedendo farsi bello il tempo. Questa lettura di questo capovolgimento del titolo, la trovo confermata in dall'ascolto dell'album nella sua interezza. Tornando un attimo alla canzone che io ve l'avevo detto, era una delle cose che aspettavo di più e che mi incuriosiva di più. Ma anche voi sentite alla fine di tre passaggi, in particolare alla fine della strofa, la voce rilegge, non canta, legge le frasi, le parole finali della strofa stessa. È la voce di Padmetini, che già aveva fatto background vocale nell'album di con e prodotto per Noah, ai tempi, o è la voce invece di Michelle, e quindi io ho delle chiare allucinazioni di carattere audio sensoriale. Fatemi sapere, scrivetemelo qui sotto. Attendo i vostri commenti qui sotto, le vostre osservazioni, le vostre critiche. Tutto. Sentitevi liberi e l'idea è quella di poi, se sono sufficientemente numerosi, farne già uso per mi hanno già dato la loro disponibilità commentarli con commentarli, rispondere aiutarci a comprendere, esaudire, come dire, richieste, curiosità, chiarimenti, eccetera, con un grande musicista e chitarrista e con un critico musicale di grande esperienza, o in un video oppure in una live. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel frattempo, se vi va, iscrivetevi al canale, male non fa, così siamo di più. E a questo punto non mi resta che dirvi: ascoltate From This Place, acquistate e ascoltate questo disco, e nel frattempo attendo i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.